Grazie per essere venuti qui, vedo anche dei volti amici. Avremmo voluto essere un po' più numerosi, ma veramente abbiamo un numero di provvedimenti tutti urgenti. Io mi sono dovuta addirittura allontanare dalla decima commissione dove stiamo discutendo il disegno di legge sulla concorrenza, che è fondamentale per il piano nazionale di ripresa e resilienza, però insomma l'avevamo calendarizzato con il presidente della Associazione La Memoria Viva, Roberto Falletti, che non è qui con noi ma è collegato da remoto e che ringrazio tantissimo per insomma, aver insistito affinché questa giornata insomma, di racconti arrivasse qui in Senato. Oggi chiaramente non è che parliamo di questioni geopolitiche, di tutto quello che leggiamo sui giornali, per carità, oggi parliamo di quelli che sono, senza essere polemici assolutamente, ma di quelli che sono problemi pratici che chi con generosità ha dovuto affrontare in questa esperienza di aiuto concreto alle popolazioni ucraine, ha ravvisato sul territorio. Roberto mi ha raccontato appunto dell'inizio di questa avventura. Il 27 febbraio del 2022 inizia proprio la missione Non lasciamoli soli, e questa missione insomma ha dei numeri estremamente importanti, dei quali poi probabilmente Elso ci racconterà nel dettaglio. 200 tonnellate sono numeri estremamente significativi di aiuti e di medicinali, e più di 600 persone che sono arrivate in Italia, in modo particolare nella zona del nord Italia, e di queste persone circa il 75% sono ricongiungimenti familiari e un 25% un'accoglienza vera e propria. Io penso che oggi si racconterà appunto di quelle che, come dire, da un punto di vista proprio operativo sono le difficoltà di raccordo queste associazioni, diciamo così, del terzo settore, che ripeto in maniera molto generosa mettono a disposizione tutto il loro lavoro, e le regioni e le prefetture. E questo perché evidentemente su un tema così importante ci vorrebbe una regia centrale molto forte, e sarebbero necessarie, come dire, delle linee guida che poi rappresentino il perimetro nel quale vanno a lavorare, ripeto, prefetture, regioni e tutte le associazioni del terzo settore, che si mettono a disposizione appunto in termini di concreto aiuto per chi ne ha effettivamente bisogno. Io mi fermerei qui, lascerei la parola insomma a quelli che vengono a raccontarci la loro esperienza. Un saluto particolare va poi al generale, a Piero Moscardini. Ecco, che, ma non è generale, no, anche? No, 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 ex, no. L'avrebbero fatto generale. È stata persona che insomma, grazie a Roberto Falletti, ho conosciuto inizialmente solo al telefono, e che appunto mi ha raccontato con estrema passione insomma tutta quella che è la sua esperienza, ecco, sua esperienza passata da davvero professionista, che si è messo a disposizione di tante missioni umanitarie e che io penso possa portare oggi un contributo estremamente significativo, senza nulla togliere al contributo che porteranno tutti gli altri. Perfetto. Molto bene. Sì, Piero è un vigile del fuoco, lui ci tiene a dire che è un vigile del fuoco. Ma invece pensavo fosse un generale. No, è un vigile del fuoco, ci tiene a dirlo, e guai ai vigili del fuoco, non bisogna toccargli i vigili del fuoco, perché qui c'è un altro, insomma, sono un po' la spina dorsale assieme a tante altre forze dell'ordine. Io faccio un po' come si fa con le regie. Abbiamo tre video, io direi di far partire il primo video, se possibile, il numero uno, che spiega solo che cosa intendiamo noi per accoglienza. E il bimbo, il piccolo, dov'è? Thank you.
Sei una persona... Adesso abbiamo risolto il primo passo, il primo problema è risolto. Bambino! Ciao, grazie. Sono contenta che io arrivata in Italia. Grazie a te Roberto, tantissimo grazie. Grazie a voi. Grazie Tania. Queste sono le scene che si sono ripetute circa 600 volte, che tante volte hanno visto anche loro e hanno visto tutti quelli che hanno accolto ucraini nel nostro paese. C'è un secondo video, io lo farei partire subito così Roberto spiega che cosa abbiamo fatto. Buon pomeriggio a tutti, mi chiamo Roberto Falletti dell'Associazione La Memoria Viva di Castellamonte e in primo luogo voglio dare il benvenuto a tutti ma ringraziare di vero cuore la senatrice Maria Virginia Tiraboschi che ha accolto nuovamente l'appello della nostra associazione e ci ha aiutato ad organizzare questo importante incontro in Sala Nassiria oggi qui al Senato della Repubblica. Un incontro che vuole raccontare i due mesi quasi di attività umanitaria che la nostra associazione ha voluto promuovere in soccorso della popolazione ucraina. Abbiamo iniziato a raccogliere i primi aiuti il 26 febbraio, dopo l'invasione della Russia verso il popolo ucraino, e in due mesi abbiamo raccolto oltre 220 tonnellate di aiuti umanitari inviati in parte in Polonia, in parte in Romania e in parte anche all'interno proprio della stessa Ucraina. Sentiremo dopo anche una testimonianza importante di un nostro connazionale Nicola che ci racconterà un pochettino com'è la vita oggi di soccorso all'interno proprio dell'Ucraina. Ed è un appello molto importante che io ci tengo che tutti voi sentiate perché è un italiano che continua ad aiutare il popolo ucraino rimanendo all'interno dell'Ucraina. Poi sentiremo anche tante altre testimonianze che si susseguiranno anche via Zoom, perché questa nostra missione è veramente stata una rete che è iniziata da Castellamonte ma poi ha raggruppato tantissime altre realtà in questi due mesi, ha portato 600 mamme, bambini, anziani, invalidi nel territorio italiano, il 70%, 75% sono ricongiungimenti familiari o con amici, il 25% è stata accoglienza, anche lì con delle esperienze importanti, accoglienza che come sottolineo sempre per i primi periodi è adozione, perché ovviamente il popolo ucraino, come tutti sappiamo, scappa da questa assurda guerra con quello che poteva e a volte con niente, quindi dobbiamo accoglierlo ma adottarlo, tra virgolette, per un periodo di tempo. Ma non voglio protrarmi altro e non voglio farvi perdere altro tempo perché importante saranno le testimonianze che susseguono. A me tocca solo il compito importante di ringraziare tutti coloro che in questi mesi, ormai due, hanno creduto nella nostra iniziativa. Ringrazio ancora di cuore la senatrice Tiraboschi per averci aiutato sin dal primo giorno e in ultimo voglio ringraziare Piero Moscardini. Piero Moscardini che è stato vicino a me sin dalla prima telefonata, ancora prima di partire. Quello che mi ha detto il 26 di febbraio si è avverato poi, come pensavamo, in tutte le nostre missioni, ha detto le cose che sarebbero successe, a lui un grande grazie, a tutti voi un grande grazie e speriamo che questa assurda guerra finisca presto e che tutto questo rimanga nel nostro bagaglio culturale di nuovo di un filo di seta che si è trasformato in un filo spinato e non ce ne siamo accorti. Grazie ancora a tutti voi, buon lavoro e a presto. Grazie quindi a Roberto. Direi il senso di questo incontro l'ha spiegato molto bene la senatrice Maria Virginia Tiraboschi.
è quello di portare delle testimonianze. Non abbiamo né soluzioni da proporre, non abbiamo l'intenzione di spiegare niente a nessuno. È importante però che da queste sale delle istituzioni parta la voce dal basso della gente normale che si trova ad avere problemi e che le porti alla conoscenza delle istituzioni, perché poi qui è il posto dove i problemi devono essere risolti. Allora, per incominciare a vedere quali sono questi problemi, direi che possiamo mandare il terzo video, così abbiamo esaurito il video, e la testimonianza di Mirko Koleski. Mirko Koleski collabora con l'ufficio di presidenza dell'Unione Europea, parla 7 lingue, l'abbiamo conosciuto per caso ed è diventato un nostro amico e collaboratore, perché ci siamo ritrovati sotto lo stesso padiglione. Ed è stato un prezioso interprete, parlando lui non solo l'inglese ma anche il polacco, il russo, l'ucraino, nella prima missione a Leopoli, perché quando siamo arrivati noi a Semesh il 27 febbraio di quest'anno non c'era niente, c'erano 4 volontari con una casacca che erano gente del paese, non c'era polizia di frontiera, arrivavano 30, 40, 50 mila al giorno, ma passavano così, i documenti non ce n'erano, non c'era niente, niente, assolutamente niente, nei primi viaggi. E siamo riusciti ad arrivare grazie a lui. Sentiamolo, vai pure. Voi in Sala Nassiria, e in particolare la senatrice Tiera Boschi, che ringrazio per aver accettato di ospitare questo evento assieme all'Associazione La Memoria Viva, nella figura dell'amico Roberto Falletti, che ha fortemente voluto questo incontro di oggi. E mi dispiace non essere presente con voi fisicamente a Roma, ma sono trattenuto a Bruxelles per motivi di lavoro. Tuttavia ci tenevo a portarvi la mia testimonianza, la testimonianza diretta e umile di chi ha cercato di soccorrere i profughi ucraini su territorio europeo, perché non tutti hanno modo di lasciare la propria quotidianità per andare ad aiutare chi ha bisogno, ma è importante che chi lo fa poi, una volta tornato a casa, parli, perché racconti la sua esperienza per cercare di migliorare le cose, se possibile. Allora, si parla molto della guerra in Ucraina, si parla troppo poco della crisi umanitaria che l'accompagna. Io oggi, venendo a Bruxelles in aeroporto, ho comprato il giornale, circa 6 pagine sulla guerra, soltanto un trafiletto che parla dell'emergenza dei profughi e ci informa che sono già 100.000 i profughi sul nostro paese. Questo ci dà un'idea di qual è il focus anche dei media e del dibattito pubblico dall'inizio di questo conflitto. La crisi umanitaria dei profughi ucraini ha 2 fronti. Il primo è quello del soccorso, mettere in salvo la gente, farla uscire dal paese, fornire assistenza immediata una volta che si trova al sicuro sul suolo europeo. Bisogna farlo però in modo oculato, in modo concertato con i paesi di primo approdo, come la Polonia. Il secondo è il fronte dell'accoglienza negli altri paesi europei, dove non basta un tetto, ma ci vuole un accompagnamento, una presa in carico che è totale nei primi giorni, in vista di un'integrazione. Io mi concentrerò sul primo aspetto, quello che avviene ai confini dell'Unione Europea, l'aspetto che mi ha visto più impegnato, e concluderò poi con qualche riflessione sul secondo, nella mia qualità di interprete e mediatore culturale internazionale. Io per 10 giorni sono stato in Polonia come interprete volontario e l'ho fatto perché è un paese che conosco bene, dove ho abitato, e ho capito subito che la Polonia sarebbe stato uno dei teatri della crisi umanitaria dei profughi. Dall'inizio della guerra 2,5 milioni di persone sono entrate in Polonia proprio a causa della guerra. E da italiano, europeista e operaio di quella costruzione europea che è ancora in corso, sono stato scioccato nel vedere quello che ho visto. Rattristato e deluso di non aver potuto fare di più, ma perché non c'erano le condizioni, non c'erano le strutture e il coordinamento giusto per farlo. Ora, chi scappa dalla guerra, arriva sul suolo europeo, lo vede come un approdo sicuro dove aspettare che la guerra finisca. Molti vogliono effettivamente rimanere in Polonia, che è un paese geograficamente e linguisticamente vicino, dove oltre 1 milione di ucraini già viveva prima della guerra.
Altri però vogliono raggiungere altri paesi come l'Italia, dove ricongiungersi ai propri cari, ai propri familiari, persone che già da prima della guerra lavoravano da noi, nelle nostre case. Ma dopo la fuga, la stanchezza, il trauma della guerra, quello che aspetta gli ucraini oltre confine, in Polonia, quello che ho visto io, è il disordine, la confusione, l'incertezza. Al campo profughi di Pšemiš ho assistito donne e anziani che aspettavano su delle brandine da giorni che qualcuno venisse a portarli via per aiutarli a raggiungere i loro cari in Italia o altrove. Aspettavano che associazioni, onlus, privati, gente di buona volontà venisse a prenderli. A 2 mesi dall'inizio della guerra tutto è ancora lasciato alla buona volontà dei volontari del terzo settore, presenti da tutta Europa. Realtà encomiabili, questo va sottolineato, come la memoria viva nel nostro Piemonte, che però sono lasciate da sole a cavarsela con mezzi economici e umani propri e spesso inadeguati. Le autorità polacche non collaborano, non comunicano e se possibile si frappongono ad una corretta gestione di questi flussi migratori, impedendo addirittura che noi volontari potessimo prendere in mano i documenti di queste persone per una dovuta corretta identificazione. Ad oggi la Polonia non solo non ha fatto richiesta di aiuto alla comunità internazionale attivando come avrebbe potuto e dovuto il meccanismo europeo di protezione civile, ma non ammette neanche la presenza di organismi governativi di altri stati nella gestione dei profughi, negando di fatto la crisi umanitaria sul suo suolo. Lo fa, a mio avviso, per motivi politici che non ho qui il tempo di approfondire, ma non possiamo più aspettare una sua richiesta. L'Italia può e deve fare di più, in Polonia e nelle altre zone di confine, in Ungheria, in Slovacchia, assicurando una presenza autorevole del Dipartimento di Protezione Civile nei centri di accoglienza come quello di Pšemiš, con personale qualificato, mezzi informatici adeguati, interpreti e mediatori di lingua ucraina e russa che svolgono un ruolo estremamente importante e che assicurino una corretta identificazione e instradamento di queste persone nei luoghi del nostro territorio dove hanno già un legame, in coordinamento con i paesi di primo approdo. Ma ed è qui che voglio arrivare al secondo punto. Il dramma di queste persone non finisce quando lasciano l'Ucraina o quando arrivano alla stazione di Milano Centrale, magari lasciate lì da qualche pulmino di qualche privato italiano. Non basta dar loro i treni gratuiti per 5 giorni su suolo italiano, vanno accompagnati logisticamente, culturalmente a orientarsi in un contesto nuovo e le famiglie di accoglienza, le strutture, anche loro vanno accompagnate nella presa in carico, perché va detto chiaramente, soprattutto nei primi tempi, non si tratta di accoglienza ma di vera e propria adozione. Allora serve anche qui da noi in Italia un maggior coordinamento, che veda in primo piano le prefetture, le ASL e solo in seconda battuta l'aiuto del terzo settore, non il contrario, perché l'Italia, come altri paesi europei, hanno trattato finora con leggerezza la questione dell'immigrazione ucraina, ribaltando l'ordine, mandando avanti i volontari senza un'assunzione di responsabilità né di coordinamento politico. E allora vorrei concludere in vostra presenza con qualche proposta concreta, voi che siete decisori politici, qualche proposta umile di chi lavora in Europa e sul campo ha visto quali sono i deficit da colmare. Allora, subito ci vuole un dibattito in Italia pubblico, aperto, franco, con un'interrogazione parlamentare al governo, nella figura del Ministro dell'Interno, ma anche al sottosegretario Amendola, che è stato a Pšemiš, che io ho incontrato e che ho allertato sui rischi di una così cattiva gestione della crisi umanitaria. Ci vuole un ruolo rafforzato per il Dipartimento di Protezione Civile che invii in Polonia e altrove del personale qualificato. Ci vuole la creazione di un commissario unico speciale all'emergenza che assicuri il coordinamento della prima accoglienza ai confini ucraini e sul territorio nazionale di concerto con gli altri stati membri dell'Unione Europea. Bisogna attivare e organizzare anche una risorsa fondamentale che è quella della comunità ucraina in Italia, formando un corpo di solidarietà, di mediatori, di interpreti che aiutano nella accoglienza di queste persone sul nostro territorio.
Io spero di non essermi dilungato troppo, ma era tanto quello che volevo dirvi. Ho cercato di riassumere un po' la mia esperienza e anche di sublimarla con qualche proposta concreta che spero possiate raccogliere. È giunto il momento veramente di occuparsi di questa crisi lanciando un dibattito pubblico in Italia, cosa che ancora non c'è stata. E io ringrazio nuovamente la senatrice Tiraboschi e le tante associazioni e i volontari, come la Memoria Viva, che si impegnano in prima linea veramente per aiutare queste persone. Rimango a vostra disposizione e vi auguro un buon lavoro. Grazie, arrivederci. Grazie quindi a Mirko Koleschi. Questa era la sua testimonianza, era la più lunga, ma era importante perché lui è stato là, come dicevamo, all'Unione Europea, ha una visione allargata. Avremo degli ospiti via Zoom, ringrazio la regia, li abbiamo fatti correre un po', ma noi non siamo esperti dell'organizzazione ovviamente di questa sala. Direi che nell'ottica di verificare se i problemi che abbiamo avuto sono nostri o no in Piemonte, perché noi in Piemonte dei problemi li abbiamo avuti, poi, ma li abbiamo avuti, lo voglio dire subito, nonostante la buona volontà di tutti. Non abbiamo incontrato uno che si sia tirato indietro, prefetto, commissario straordinario, tutti si sono fatti in quattro e poi alla fine hanno trovato soluzioni come persone, con le amicizie, perché la macchina si inceppava e non si riusciva ad andare da nessuna parte. Piero Moscardini lo sa perché è riuscito a far partire da Mestre fino a Malta una famiglia che vorrei sapere come fai se devi passare da 8 commissari straordinari, uno per ogni regione, non ci arrivi mai più. Lui ha fatto diventare sala operativa a casa sua, ha fatto 4 telefonate da qua a là e li ha fatti arrivare. Però voglio dire, ha fatto il commissario unico, no? Però insomma, non è neanche lo stipendio per farlo, sei in pensione, quindi non è giusto che lo faccia tu. Allora, per verificare se è così, io direi che è importante sentire Semi di Pace, Monica Calzolari, perché voi avete un'esperienza grande, in tanti interventi davvero ad persona. È una, diciamo, una volontaria dell'associazione Semi di Pace, è una volontaria pensionata. E la nostra associazione effettivamente è un po' diversa da Memoria Viva, che ringrazio per averci invitati e ringrazio Piero che ci ha voluto qui e che ci ha conosciuto proprio in occasione di questa emergenza dell'Ucraina. La nostra associazione è un'associazione che è da 42 anni sul territorio del Viterbese ed è sempre stata vocata all'aiuto degli indigenti, quindi è un'associazione umanitaria che opera sia sul territorio sia a livello internazionale in diversi paesi del mondo, con un focus particolare sulla infanzia, sui bambini. Quindi diciamo, è un'associazione che aveva già una struttura preparata per quello che è l'assistenza e l'accompagnamento. Non avevamo mai affrontato il problema di un'accoglienza come ospitalità, come si è verificato in questa iniziativa, che ha preso il via il 28 di febbraio con un appello, un comunicato che si è rivolta alla popolazione dei nostri territori. Noi abbiamo sede centrale a Tarquinia, sede operative a Canino, a Viterbo, a Fiano Romano, a Latina, a Crevalcore vicino a Bologna e poi abbiamo una sede a Brașov in Transilvania, che è una nostra emanazione attraverso dei migranti che già vivevano a Tarquinia, che quindi nel corso degli anni sono stati aiutati, che rientrati nel paese hanno creato una sede di Semi di Pace. E in questo contesto della guerra ucraina è importante perché a Brașov c'è una struttura con 250 famiglie di rifugiati ucraini e quindi noi abbiamo un rapporto diretto con loro e abbiamo mandato diversi camion di aiuti. E siamo anche in contatto con la rete dei francescani
né dei conventi francescani di Ucraina, e quindi il rapporto, noi mandiamo degli aiuti tramite quella rete. Abbiamo un contatto con un padre francescano che ha studiato in Italia e quindi abbiamo attivato questo. Abbiamo raccolto fondi, abbiamo raccolto molti generi di prima necessità, dai medicinali a qualunque genere, ed è questa l'occasione in cui abbiamo conosciuto Piero Moscardini, perché il gruppo romano guidato da sua moglie ha fatto delle donazioni molto grandi, e soprattutto Piero, attraverso la sua rete, come nel caso del ricongiungimento, invece nel nostro caso ci ha procurato una cosa che non riuscivamo ad avere, e che è una grande tenda gonfiabile nella quale poter ricoverare i donativi perché non ci entravano più nelle nostre strutture. Questo è stato un dono molto grande, perché sia la struttura, ma ci è stata consegnata gratuitamente a domicilio e anche montata, quindi l'esperienza è stata un'esperienza positiva dal punto di vista della risposta del territorio e dei cittadini all'appello per gli ucraini. E quindi che cosa è successo? Che oltre ai donativi e ai cinque, noi abbiamo fatto tre viaggi, tre trasporti, quindi abbiamo mandato 5 quintali a Brasov una prima volta. Poi abbiamo mandato un grosso tir con 80 quintali attraverso un partenariato con la comunità di Nomadelfia, che ha fornito il camion agli autisti, e poi abbiamo appagato a metà il viaggio e abbiamo mandato 80 quintali sempre a Brasov, che però ora praticamente ci dicono stanno esaurendo il materiale che abbiamo mandato, quindi stiamo preparandoci, raccogliendo per fare un altro viaggio. E il 31 marzo invece è partito un parroco da Latina con un insegnante di Tarquinia e un ucraino che hanno guidato fino al confine polacco, dove si sono incontrati con una onlus ucraina, che era un onlus che aveva come focus prima della guerra l'ambiente, l'ecologia, ma che si è riconvertita per gli aiuti umanitari, e quindi si sono incontrati al confine della Polonia, hanno consegnato 1000 chili di prodotti che noi abbiamo mandato, e poi questa onlus ha passato i materiali attraverso i francescani, che hanno nei conventi persone ospitate, quindi da mantenere. Questo per la parte degli aiuti che abbiamo mandato. Noi, a differenza di altre associazioni, non abbiamo portato nessuno indietro, non abbiamo fatto carichi di persone. Abbiamo ospitato, siccome abbiamo avuto delle famiglie che ci hanno offerto i loro appartamenti, le loro case per l'ospitalità, abbiamo fatto il lavoro di riuscire a mettere in contatto chi ci chiedeva ospitalità con quelli che la volevano fornire. Questo è proprio una cosa che ho fatto io, perché sono stata un po' nominata sul campo coordinatrice di questo progetto. L'associazione purtroppo non ha tantissimo personale, cioè ce n'ha pochissimo, perché va detto, io non volevo fare polemiche, però io l'ho dovuta dire qualche cosa, perché se un'associazione con questo tipo di curriculum non riesce a sopravvivere, perché non riesce ad avere di che poter pagare le persone che fanno le cose, a questo punto poi non riesce a portare avanti i progetti. E quindi io mi sono trovata a gestire questa cosa, l'ho fatto molto volentieri, perché era poi quello che volevo fare. Quindi noi abbiamo avuto 41 famiglie che nel Viterbese hanno offerto ospitalità, e il monastero delle Benedettine di Tarquinia, che è un punto prezioso, perché offre dell'ospitalità spot, cioè quando c'è qualcuno che arriva e non si sa dove metterlo, le Benedettine, noi possiamo contare su di loro, tenendo conto che Semi di Pace dà da mangiare a 150 famiglie, a prescindere dagli ucraini, nel territorio di Tarquinia, e tutte le settimane, e anche manda alimenti ai monasteri delle Benedettine e dei Francescani di Tarquinia, che vivono delle donativi di Semi di Pace. E queste 41, queste 41 offerte di ospitalità, ne sono state occupate 29, quindi con 29 nuclei familiari ucraini. In totale sono 46 persone, nei quali 30 sono minori, da 1 ai 16 anni.
Per tutte queste famiglie ospitate io ho fatto un supporto per le procedure obbligatorie, quindi per portarli al CUP, a registrarsi all'ufficio immigrazione. Per l'ufficio immigrazione abbiamo dovuto anche mettere in campo i pulmini, perché avevamo anche una famiglia con 8 figli, di cui uno disabile motorio e cognitivo, per cui non potevano recarsi da Tarquinia a Viterbo a fare, dove devono andare con tutti i bambini, perché vengono prese tutte le impronte digitali. E quindi sì, sono andata anch'io. E poi naturalmente a tutti abbiamo date da mangiare, quindi una spesa con l'occorrente per tutta la settimana, a tutti abbiamo dato da vestire, sono arrivati con le scarpe e a tutti un paio di scarpe. La catena della solidarietà ha risposto, perché le scarpe sono un genere diciamo veramente difficile da accettare quando si arriva, per la scarpa usata non si lava, insomma. Quindi abbiamo avuto delle persone che hanno comprato scarpe nuove, che ci hanno mandato scarpe nuove. Allora, queste sono tutte cose che va capito, diciamo, cosa significa fare sul territorio per un terzo settore. E però poi manca quello che non hanno fatto quelli del primo settore. Quindi abbiamo fatto tutte queste cose che voi immaginate, e quindi questa cosa l'abbiamo fatta per i nostri ospiti, ma anche per altre famiglie che sono sul territorio arrivate ospiti dai loro parenti. Ora, di queste famiglie non ci si può disinteressare, perché è vero che vanno dalla nonna che è badante, ma la nonna che è badante, che accoglie 3 figlie con 2 bambini ciascuna dentro al suo locale di 40 metri quadri, è una nonna badante che poi non gli può dare da mangiare. E quindi noi abbiamo dato in realtà assistenza alimentare e vestiario non alle solo 46 persone, ma in questo momento sono 221 che tutte le settimane mangiano con semi di pace e tutte le settimane si vestono con semi di pace, e tutti i bambini hanno i pannolini da semi di pace, gli omogenizzati, i passeggini, i lettini, i seggiolini per le macchine, perché se li devi portare a Viterbo e non hai il seggiolino ti fanno la multa. Insomma, un lavoro grande. Latina 80 persone ne ha, Roma ne ha 24, Tarquinia 72, Viterbo 45. E che cosa succede? Che purtroppo quello che vogliamo portare all'attenzione, insomma, del Senato, del Parlamento, dobbiamo stringere molto veloce, velocissimo, che cos'è? Che noi abbiamo potuto vivere una scarsa e tardiva informazione da parte delle autorità preposte, perché non si riescono a reperire informazioni, e siamo stati chiamati una sola volta a Viterbo. Grave ritardo e inadeguatezza delle procedure messe in atto sia dalla Regione Lazio, che ci interessa, che la Protezione Civile, perché sono usciti degli avvisi, dei bandi, ma un'emergenza, dopo 2 mesi che l'emergenza è scattata, come facciamo a risolverla partecipando a dei bandi? L'espletamento della procedura richiede 1 mese, le verifiche richiedono altri 15 giorni, cioè noi arriveremo a giugno prima che arrivino i sussidi, e noi siamo sulle spese, perché tutto quello che diamo è della beneficenza del privato. Inerzia delle autorità locali, a me dispiace dirlo, però effettivamente non c'è un punto informativo nelle nostri paesi, non c'è mediatore linguistico, non c'è sostegno per il vitto e vestario, nessuno li accompagna nella ricerca di lavoro, non c'è il sostegno psicologico. Eppure ucraini presenti che parlano italiano e ucraino ci sono, per cui volendoli noi ce li abbiamo. Io ce li ho gli interpreti, basta che telefono e arrivano 2-3 interpreti, perché il comune di Tarquinia non ha gli interpreti? E tutto questo, diciamo, ha fatto ricadere sulle spalle di familiari e delle associazioni tutto questo grande peso, e non sembra che di vedere, diciamo, poi una soluzione, anche perché l'avviso che c'è stato è stato un avviso destinato alle nuove ospitalità. E nessuno si è posto il problema, ma chi è arrivato ai primi di marzo e che è già nelle case dai primi di marzo, per loro che cosa si prevede? Per chi ospita, che ora paga acqua, gas e luce per queste persone, sono delle famiglie che vivono di stipendio,
che cosa gli daremo? Niente, cioè l'associazione adesso si trova in imbarazzo. A noi hanno offerto un appartamento a Viterbo, sinceramente ci siamo posti il problema, ma se ci mettiamo 12 persone e consumano acqua, luce e gas, Semi di Pace può garantire fino a dicembre di pagargli acqua, luce e gas a queste persone? E quindi diciamo, la mia richiesta che mi sento di dire è: prendete in considerazione di stabilire dei contributi che possono essere anche retroattivi, in quanto le nostre persone le abbiamo fatte tutte registrare, abbiamo fatto quel documento che si chiama cessione del fabbricato, quindi un documento legale depositato all'ufficio di polizia in cui si dichiara che quella camera, quel letto, quell'appartamento è stato dato da quella data gratuitamente, esiste ed è legale. E noi non sappiamo altrimenti come potremo procedere. Certo, lo faremo, ma non si potrà sviluppare questo accompagnamento. Questo sicuramente. Mi pare che i problemi sviluppati siano davvero tanti. Siamo in ritardissimo, quindi vorrei provare subito se funziona il collegamento Zoom, perché dovremmo avere, abbiamo parlato di mediatori culturali, dovremmo avere Daria Martinenko in collegamento, e poi vedo che Nicola Bosso sta cercando di collegarsi, ma dovremmo avere Daria Martinenko, l'ho vista prima, che è stata per noi importantissima proprio sotto l'aspetto della mediazione culturale. Non la vedo più, non so se ha dovuto lasciare, è importante perché lei è... Salve, ecco, sono ciao, presente. Ti ho vista, no, eccola. Sono presente dall'inizio. Infatti ti vedevo, non ti vedevo più. Abbiamo tempi strettissimi, ma non possiamo non sentire te. Salve a tutti, buon pomeriggio a tutti. Per me è un enorme onore essere presente qui con voi. Purtroppo non ho potuto essere presente di persona perché ho dovuto seguire l'ultima evacuazione da Leopoli. Infatti ora un attimo subito spiego di questo momento qui, però ho radunato tutte le persone che tra un'ora e mezza stanno in partenza per Torino, ed ecco, sono tutti qui, guardate questi bambini. Ci hanno offerto queste bellissime magliette, infatti Ucraina e Italia insieme. Queste persone stanno tra poco in partenza, questa è l'ultima evacuazione che abbiamo fatto, l'abbiamo seguita il giorno di Pasqua, mi sono stati molto d'aiuto i Vigili del Fuoco, con loro siamo tutti volontari. Purtroppo questo è il motivo per cui ho dovuto assentare, chiedo scusa, spero che ci sarà una prossima occasione. Vorrei ovviamente ringraziare senatrice Tiraboschi e Piero Moscardini per questa possibilità di essere presente qui. Vorrei dire che la mia vita dal giorno 24 è cambiata completamente. Ho avuto la telefonata del mio padre e mia nonna, mi ha chiamato mia nonna dicendomi che è iniziata la guerra. Ovviamente non potevo stare ferma, dovevo agire. Dal primo giorno ho dovuto agire qui a Cracovia, ho iniziato a collaborare con un'associazione, sono subito diventata coordinatrice del volontariato sulle frontiere e purtroppo non abbiamo avuto un coordinamento basato sugli enti statali, abbiamo dovuto farlo dai privati. Erano i miei primi ragazzi volontari che arrivavano in frontiera, non abbiamo avuto nessun collegamento con la gente che stava prima di attraversare la frontiera ucraina, le file che erano di chilometri. Poi ad un certo punto ho avuto la telefonata da Ugo Ruffini, un direttore del Centro di Cultura d'Italia, qui a Cracovia, e mi ha chiesto, mi ha detto che c'è la necessità di una corretta coordinatrice e mediatore culturale più che altro per la memoria viva. Infatti ho accettato subito questa proposta perché mi volevo sentire utile. Purtroppo mio papà e nonna non li posso portare ora in Italia. Mio papà ha 58 anni e non può attraversare ovviamente la frontiera. Loro si trovano a
25 distanza, cioè a 25 chilometri di distanza da frontiera russa, quindi anche questo è il momento molto difficile per me. In questo periodo sono stata in Piemonte perché ho dovuto mediare parecchie situazioni abbastanza anche assurde. I liti con delle famiglie tra le famiglie ucraine e italiane, i liti abbastanza banali per l'impossibilità di comunicare, per le cose basilari più che altro. In fin dei conti, quando capivano gli uni sia gli altri, finivano ad abbracciarsi perché capivano la buona volontà di italiani che gli ucraini capivano la buona volontà di italiani che vogliono dare una mano. Invece gli italiani capivano che gli ucraini non sono quelle persone con delle pretese o magari che non sono contenti di qualche cosa. Certamente una persona quando non ha delle informazioni chiare come agire, come per i passi successivi, certamente a volte può diventare anche arrabbiata, perché stando in uno stato nuovo, dopo tutto quello che queste persone hanno vissuto, dopo uno stress incredibile, senza un sostegno di un psicologo, certamente si trovano in difficoltà. Magari qualche volta possono agire con l'aggressione, ma è dovuto più che altro per lo stress che hanno vissuto, per il non sapere. E questo io ritengo un grandissimo problema che abbiamo, la necessità di mediatori culturali che non fanno solo da traduttori, ma fanno da mediatori. Le persone che riescono ad unire le persone italiane e ucraine, perché solo così possiamo andare avanti, solo così possiamo fare degli altri progetti. Quindi abbiamo avuto durante le nostre evacuazioni le persone invalide e i bambini. Ora a Ronco Canavese per la maggior parte delle persone sono invalidi sulle sedie a rotelle e ci siamo soffermati su queste persone. Capiamo perfettamente che loro hanno un grande bisogno, hanno necessità di aiuto. Infatti ora sto in un centro d'accoglienza a Cracovia, un centro che si chiama Plaza, dove appunto sono accolte queste persone che appena avete visto. Qui è un grande centro d'accoglienza, più o meno di 600, riesce ad accogliere più o meno 600 persone, è un grande centro. Ovviamente l'aiuto, ho collaborato in questo periodo con le autorità ucraine, le autorità polacche, sia le autorità italiane, perché io comunque parlo tutte e quattro lingue, russo, ucraino, italiano e polacco, e ho dovuto mediare delle situazioni come già ho detto in precedenza, le situazioni abbastanza a volte anche assurde. Non so quanto tempo ora abbiamo già sforato perché siamo benissimo, magari spero che ci sarà una seconda occasione per approfondire tanti argomenti. Ci sarà sicuramente, intanto grazie per tutto il lavoro che hai fatto. Grazie di cuore all'Italia per l'aiuto che dà alle famiglie ucraine. Le autorità ucraine ringraziano di cuore l'Italia per tutto quello che fa. Parecchi arrivano in Italia e dicono che vogliono rimanere in Italia, si sono innamorati di questo paese. Ringrazio di cuore a tutti voi per quello che fate, ce l'avremo in modo di collaborare, spero. Però io purtroppo da volontariato, vorrei continuare ovviamente, ma come il volontario purtroppo ho lasciato il mio lavoro, ho lasciato tutto e fino a questo giorno ho fatto vero e proprio volontariato. Vediamo come andrà. In futuro. Come andrà. Non può, come andrà.
non può stare tutto sulle spalle del volontariato. Ti ringrazio. Grazie. Daniela Fazzolari, vuoi portarci anche tu almeno la tua esperienza? Vai là, guarda. Tu sai già. Inutile ringraziare di nuovo la senatrice Tira Boschi, che ha veramente dimostrato un'attenzione concreta nei confronti appunto delle persone prima che delle istituzioni. Io da cittadina e ascoltando tutto quello che sono poi appunto i fattori comuni, posso soltanto dire che in effetti ci sono profughi arrivati sul nostro territorio in famiglie che riescono ad ospitarli tramite amici o conoscenti, appunto persone che hanno i nonni o le nonne che avevano già lavorato in Italia, che si erano ritrasferiti in Ucraina e sono ritornati in Italia per la guerra. Ci sono bambini, ci sono famiglie, ci sono donne che hanno bambini con forti disabilità, ci sono bambini che hanno appunto bambini autistici che sì, sono stati integrati nelle scuole, sì, ci sono gli OEPAC e abbiamo tutti i municipi che devono fare rete in questo con le scuole e quindi comunicare tra loro, scusate, la possibilità di chiedere l'aiuto OEPAC. Ma poi questi bambini, come i nostri bambini in Italia che hanno forme di autismo gravi, hanno bisogno di una terapia, hanno bisogno di essere seguiti anche domesticamente o comunque in centri appropriati. Queste famiglie non hanno assolutamente nessun tipo di informazione su questo, quindi cerchiamo anche di renderci conto, mettiamoci da dietro e capire queste donne che con cui io appunto parlo tutti i giorni e mi dicono che quando erano in Ucraina i loro figli erano seguiti da professionisti che nell'arco della giornata, oltre alla scuola, riuscivano in qualche modo ad aiutarli a gestire delle forme molto gravi, delle forme che spesso sfociano in violenza e in autolesionismo. In questo io vorrei anche che appunto ci si soffermasse sul capire che magari ecco anche attraverso le reti dei municipi e delle scuole si può comunicare. È vero che le ASL sono importanti, i prefetti, tutto quanto, ma ci sono questi bambini che sono tutti minori, che per fortuna sono tutti integrati o stanno per essere integrati nelle scuole, quindi perché non usare anche appunto la scuola per dare delle informazioni, no, più mirate su quello che possono fare o dove possono andare a chiedere aiuto. Noi come cittadini facciamo quello che possiamo, ci auguriamo che insomma ecco che ci si renda conto di quanto noi cittadini in questo momento siamo veramente un cuscinetto importante. E notizia di ieri che alcuni hotel del territorio romano che hanno ospitato fino ad oggi profughi ucraini adesso rivolgono gli hotel perché il turismo si è sbloccato. Attenzione, facciamo attenzione a quello che potrebbe succedere. Questo. Grazie. Grazie a te. Vorrei fare, perché vedo che non so quanto tiene la linea, via Zoom c'è Nicola, perché Nicola è a Dnipro, proprio nel Donbass. Siccome parliamo sempre degli aiuti, di che cosa si può fare o non fare, Nicola, tu che sei lì, la prima emergenza è stata portare gli aiuti a Psemesh, andare a prendere. Quell'emergenza lì è quasi ultimata, quasi, non del tutto ultimata. Il problema adesso è arrivare là, nel Donbass, è arrivare oltre Leopoli, non fermarsi a Leopoli. È a Dnipro, da lì e sopra. Non è il Donbass, sì, Dnipro è sopra, è più avanti. Nicola, come siete messi lì?
Buongiorno a tutti, grazie per l'opportunità di parlare, grazie Elso, grazie Roberto, grazie senatrice Tiraboschi e grazie a Daria che si è collegata prima per il lavoro che sta facendo anche a lui. Detto questo, la situazione, allora, noi siamo a est, cioè a ovest, scusate, del Donbass, di 200 chilometri e siamo in un punto strategico, strategico per l'Ucraina e strategico anche per i russi. Infatti ogni giorno continuano ad arrivarci bombe, abbiamo la fortuna che la contraerea ci sta aiutando e in questo momento, anche giusto mezz'ora fa, avevo i missili sopra la mia testa che li vedevo con i miei occhi passare. La situazione non è semplice perché qua i numeri, intendo come numeri le persone che stanno arrivando nella nostra città, sono dei numeri impressionanti. Parliamo di 37.000 persone che sto seguendo io personalmente con i gruppi, con gli hub umanitari qua a Dnipro, ma in totale nella città, dato di 3 giorni fa, e quindi sicuramente aumentato, le persone arrivate a Dnipro sono 160.000. Quindi com'è la situazione, venendo alla domanda di Els? La situazione non voglio dire che è tragica perché sono una persona positiva, però è totalmente al limite. Perché tanto è vero che i negozi qua da noi sono aperti, ma non avendo soldi a disposizione come aiuti e scarseggiando veramente l'arrivo di camion e quindi di aiuti umanitari, la situazione non è delle migliori. Sto cercando di usare non termini catastrofici perché non voglio fare scena, ma voglio dirvi la realtà. Però la situazione è brutta. Stiamo seguendo e quindi organizzando dai posti letto agli aiuti di cibo che portiamo anche nelle città del Donbass, a Mariupol stessa. 3 giorni fa, ma non potevo dirlo prima, siamo riusciti a portare qualcosa, perché ovviamente dare una notizia può essere pericolosa. Siamo riusciti a portare qualcosa a Mariupol e a portare via qualche persona. E accoglienza per la gente del Donbass. E non è una situazione semplice, sono arrivate delle persone, una famiglia, voglio dirvi solo questo esempio, una famiglia in particolare dove il padre è morto, la madre e la famiglia, la madre e i due figli non lo sanno, e gli è arrivata una bomba in casa, il figlio più piccolo si è salvato perché era in bagno, la bambina di 10 anni, Iana, l'hanno portata qua d'urgenza a Dnipro con la mamma, alla bambina le hanno amputato le 2 gambe, alla madre una gamba. Noi siamo in questa situazione dove potrei raccontarvi, potrei fare il collegamento solo io, ma giustamente non mi permetto. No, lo so. Nicola, cosa possiamo fare? Fare arrivare ai confini con la Polonia aiuti che poi arrivino da te? Questa era l'idea, ma non è semplice, perché adesso ai confini ci sono code chilometri che si parlava 3 giorni fa di 80 chilometri di code in Polonia, 4 giorni e gli autisti polacchi non vogliono entrare, gli autisti ucraini non possono uscire. Quindi io non so, io provo a dirvela, a buttarvela lì, non so se le istituzioni italiane, col potere che hanno, possano loro intercedere e farci arrivare qualche camion qua da noi. Perché i numeri qua sono, io non pretendo niente, è solo un appello che vi sto facendo e vi ringrazio per potermelo far fare. Io sicuramente sono una persona normale, non ho dei grandi poteri, anzi sto cercando di mettere solamente tutto me stesso, sono l'unico italiano che è rimasto qua nella zona e sto cercando, non sono venuto via, ho voluto e sto continuando a cercare di aiutare persone nel mio piccolo, però ho bisogno sicuramente di un supporto economico, non mi piace dirlo perché non sono quello che cerca soldi assolutamente, ma servirebbe. E anche di merce. Economico perché sono i primi che arrivano ed è facile comprare qua anche prezzi più bassi rispetto al mercato europeo. Materie prime, quindi cibo principalmente, la mia richiesta è cibo e medicinali. Cibo perché non c'è bisogno di dirlo, di insomare queste persone, sia bambini piccolissimi fino ad arrivare ad anziani. E a seconda appunto delle fasce di età,
ci sono esigenze diverse, sembra magari limitativo dirlo, dai pannoloni a medicinali, certo, dei più svariati. Ci sono arrivate dalla zona del Donetsk, sono arrivate un numero elevato di persone che erano rimaste sotto terra per un mese, quindi con altre problematiche. Non sono un medico, però ci sono delle problematiche: chi rimane senza luce, senza aria aperta, respirando la stessa aria per più di un mese sotto terra. E li ho visti arrivare e sono stato lì con loro cercando di non piangere, perché è veramente straziante vederli con un sacchetto della spesa in mano, con dentro quattro cose che hanno portato via di fretta, e tutta la loro vita è lì, la lasciati, e non si sa qual è il futuro. Ti ringrazio molto per questa testimonianza. Grazie a voi. Vorrei, siamo in chiusura, lo dico, poi abbiamo ancora dei saluti, abbiamo delle persone da sentire. Vorrei ancora sentire Saporito, perché tu sei stato e continui ad andare avanti e indietro, quindi ci puoi aggiornare. Voi tutti e due, visto che andate. Allora. Si sente? Sì, bene, sì. Allora, intanto grazie a tutti. No, non sono stato, siamo stati. Io ho avuto la fortuna nella mia vita di conoscere già le bombe intelligenti in Jugoslavia. Quello che mi preoccupa non sono le bombe intelligenti, ma lo stupido che le utilizza. Al netto di questo, quello che abbiamo vissuto all'ombra del sesto viaggio che stiamo per fare. Sì, lo facciamo domani, con un milione di difficoltà, e lo stiamo facendo, e io oggi ho qui davanti a me una donna, perché il simbolo di tutti questi viaggi sono le donne. È impensabile che una rete delle domestiche inventata in tempi non sospetti da questa persona e da me, con un miliardo di difficoltà, è diventata oggi una rete reale che assiste i profughi ucraini dall'Ucraina fino all'Italia. Noi nel nostro piccolo ne abbiamo portati 1057 o 1000 qualcosa, non riusciamo a sapere il numero, però io concludo e vi dico una cosa. Però voglio che la mia compagna continui, perché è la mia amica, è la persona con cui abbiamo vissuto un'esperienza impressionante. L'ho vissuto in Jugoslavia, lo sto vivendo anche in Ucraina. Malgrado la televisione sembra più accesa verso l'Ucraina, invece la mia Jugoslavia è stata dimenticata, in realtà quello che manca è l'assistenza vera di un governo che prenda la decisione di fare accoglienza, perché accogliere non è soltanto averli a casa, accoglierli è un incontro vero, c'è bisogno di un responsabile unico che decida per tutti. Ringrazio per l'invito che ci siamo ha potuto oggi intervenire. In Italia ci sono più di 60% degli ucraini che assistono le famiglie, che assistono le famiglie in Italia, le famiglie italiane. Oggi stessi domestiche ucraine stanno chiedendo di intervenire per far arrivare i loro familiari in Italia. Questa ricongiunzione di ucraini che stanno arrivando in Italia non hanno possibilità di 80% non hanno possibilità di entrare in Italia, perché le domestiche non possono lasciare posti di lavoro, stessi domestiche non possono accogliere in famiglie italiane, nelle case stessi familiari loro. Noi stiamo chiedendo che non vengano assistiti dai privati, perché un privato non porterà mai a termine integrazione di quelli rifugiati che, guardate, noi stiamo parlando di donne e bambini, anziani, che possono essere temporaneamente accolte per una settimana, due settimane, un mese, ma non possono stare per sempre, perché stiamo scombinando completamente la vita degli italiani. Proprio per questo, se il governo sta parlando di sfollati, assistenza dei sfollati, deve essere gestito dal governo e non dai cittadini, dai privati. Certo. What you told? Grazie. Sentiamo grazie. Solo più Moscardini, perché sì, allora Piero, andare. Vieni a chiudere, perché dobbiamo purtroppo chiudere. Sì.
due minuti ci fanno segno. Ci fanno segno 2 minuti, quindi hai 2 minuti per chiudere. Non faccio neanche io le chiudiamo. No, ho preso appunti. No, le chiudiamo, non chiudiamo più noi. Lasciamo. Buonasera, mi sentite? Sì, vai. Io ringrazio la senatrice Tiraboschi perché credo che questa data, aprile 27 2022, sia fondamentale questa riunione. Uscire fuori e sentire quello che hanno detto tutti gli intervenuti mi mette in condizione di chiudere dicendo che è un intervento difficilissimo. Non è facile, è una guerra. Per uno come me che ha gestito centinaia di interventi in Italia e all'estero, come Dipartimento della Protezione Civile prima, ma ancora prima come Vigile del Fuoco. Il collega Saporito è un pompiere e avremo 1000 difetti, ma la nostra scritta è dietro, perché nel cuore noi siamo abituati a lanciare la mano da sempre. Non vogliamo essere ricordati, noi vogliamo fare e siamo abituati a fare. E allora quando dico che è difficile la gestione di questa situazione, e tutto l'impegno dell'ingegner Curcio e dei miei ex colleghi al Dipartimento della Protezione Civile. È fondamentale, è stato fondamentale quel decreto. Sto in un fabbricato che conosce questi problemi, ma è bene entrarci ulteriormente dentro. Per cui la difficoltà che si trova facendo un decreto o un provvedimento con un'ordinanza è quella che ha visto l'ingegner Curcio e tutto il Dipartimento creare delle funzioni insieme alle prefetture, alle regioni e all'anello debole di questa catena che è il comune. Ce lo dite tutti, ce l'avete detto tutti, Monica. Credo, senatrice e amici che mi ascoltate, e senatori forse presenti, perdonatemi, non dimentico che ci siete anche voi qui dentro, non ho il piacere di conoscervi. Ma Mirko Koleski non lo conoscevo, Monica l'ho conosciuta qualche settimana fa, Saporito di persona non lo conoscevo, ma so che era pompiere, per cui questa squadra che si è messa in piedi da sola Maurizio, va bene, da sola abbiamo avuto la maniera di essere io dentro Memoria Viva, e queste cose che sto dicendo oggi le ho dette 2 mesi fa, ho detto esattamente che non era facile gestire tutto questo, senatrice, non lo è difficile, e allora credo che dobbiamo rivisitare, io sento dire commissario unico, ma lo dice anche il vostro collega senatore Renzi, non so da dove prenda questo spunto, quale analisi abbia fatto, solamente in problema legato alla violenza sulle donne o a quello che potenzialmente possa succedere, ma non è solo questo, perché io da ex funzionario del Dipartimento della Protezione Civile e avendo vissuto decine di danni, di morti, alluvioni e terremoti in questo paese e in tutto il mondo, ma se mai ci fosse, speriamo nel quarto millennio, un evento naturale che possiamo immaginarci da un momento all'altro, non ci avvisa, mentre la guerra ci sta avvisando da 2 mesi quello che sta succedendo e dovremo prendere ulteriori provvedimenti se qualcuno dice di commissario unico, ma ci sono commissari unici in tutte le regioni. Credo che vada raccordato, e voglio, senatrice, spendere una parola in più, un rapporto con le regioni, perché le regioni possono fare i contratti con gli alberghi, i prefetti possono fare controlli sulle case che vengono affittate o date in uso ai profughi ucraini, ma credo che Svetlana sappia esattamente che cosa significa avere un interprete in una scuola, che cosa significa prendere per mano i bambini, che cosa significa prendere per mano donne che magari sono laureate e possiamo utilizzare con la lingua, perché noi i numeri che abbiamo, senatrice, li sappiamo. Sappiamo quelli che precedentemente erano in questo paese. Per cui Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio e Campania, basta vedere i dati Istat, quello che io ho guardato da 2 mesi a questa parte, e mi meraviglio che tutto questo non venga di nuovo riclassificato nei numeri, sapendo esattamente dall'ANCI, perché altro ente coinvolto, esattamente quanti profughi abbiamo e dove stanno. Questo è un dato che qualcuno deve dirci, perché le analisi, visto che Monica ha contatti con i comuni come il mio amico Costantino Saporito, scusate, i controlli nelle case li fa la polizia locale solitamente, per cui dovrebbe fare i commissariati, per cui altro compito grave dei prefetti, ulteriore perché già ce n'hanno. E chiudo dicendo, perdonatemi, io ho fatto il sindaco in un piccolo comune della provincia di Roma,
Parliamo di terzo settore? Ma avete mai un figlio in casa, avete avuto parenti in casa portatori di handicap? E l'assistenza sanitaria che gli viene garantita a questi ragazzi in un mese? Sono 4 ore. 4 ore. Non lo dico io, senatrice, lo dicono i dati. E allora credo che in tutta questa macchina, sto in un tempio della politica, nel mio Senato, nel nostro Senato, avete l'obbligo, avete tutti l'obbligo di chiamarci. Partite dal basso. Partiamo tutti insieme dal basso, come abbiamo fatto con Monica e con tutti voi, Costantin. Noi siamo a disposizione, senatrice. Io non ho veramente parole per dire che questa data rimarrà nella mia testa, nel mio cuore, ulteriormente. A questa età ancora mi permetto di combattere. Grazie. Allora, io direi che possiamo chiudere qua, ci hanno già fatto tutti i gestacci, mi scuso anche con l'organizzazione del Senato, mi scuso con la senatrice Tiraboschi. Quello che abbiamo portato è uno spaccato, e anche con gli ospiti che non siamo riusciti a sentire online, è uno spaccato di quello che succede fino adesso, perché come ha detto giustamente Piero, non è una critica a quello che non va, è una fotografia in bianco e nero che vogliamo colorare. Vogliamo fare una foto a colori di questo paese partendo da questa brutta fotografia in bianco e nero. Questo è lo spirito. Senatrice, ho dimenticato un appunto che ho sentito da lei e ho sentito dai colleghi che sono intervenuti e sono in video. Mirko Cordeschi ha detto di migliorare le cose. Più chiaro di lui che è stato tutto sì, il sì. Meglio di lui, non poteva dirlo nessuno. L'accoglienza dobbiamo tramutarla in reale assistenza. Credo che questo sia il termine. Credo sia il passo più avanti che dobbiamo fare, perché purtroppo da quello che vediamo talk show che ci sono, l'ONU che va in Russia, sarà molto dura uscire fuori da questa impasse. Sì, sì, questo grazie. È chiaro. Grazie mille, senatrice. Grazie a voi tutti che siete intervenuti. Adesso io ho questo fardello sulle spalle. E grazie alla regia che abbiamo fatto impazzire. Grazie. Adesso io ho questo bel fardello qua. No. Non è qua.